Radice, per la Roma è un momento non felice, un punto nelle ultime tre partite. Si è inceppato qualcosa? Beh, adesso andare a rifarci anche delle altre gare non mi sembra il caso. Noi, se dovessimo commentare solamente gli ultimi 10 minuti di questa partita, certamente siamo una squadra da rifare. Però vorrei così ricordare anche, perché in questi momenti poi bisogna ricordare anche le cose che la squadra ha fatto di buono. Radice preoccupato, la sua Roma in questa stagione ha ritrovato un'antica dignità, ma ora teme di perderla. Oggi, contro la rabbiosa Atalanta del dopo Milan, pecca infatti di personalità e precisione proprio nei momenti decisivi della partita. Dopo aver sfruttato il tempismo di Nela, libero al posto di Comi, sul tiro di Bortolazzi, la squadra giallorossa non approfitta, ad esempio, dei problemi tattici che dopo appena 10 minuti sembrano condizionare i bergamaschi. Nicolini si infortuna e Mondonico, partito con una sola punta, Caniggia, per disorientare i marcatori romanisti, è costretto a tranquillizzarli, inserendo l'attaccante puro Bresciani, pur con compiti manovrieri. Così, abbastanza a sorpresa, i nerazzurri vanno in gol grazie allo scatto radente di Caniggia, che frastorna Pellegrini, e alla prepotenza di Bonacina, detto il ragazzo catapulta. La Roma si scuote, ma il clima di battaglia, che purtroppo si ripeterà fuori lo stadio con scontri fra teppisti, non si addice ad alcuni suoi VIP, un po' troppo accademici. In avanti Föller subisce le attenzioni prima di contratto, anche lui acciaccato e sostituito da Barcella, e poi di Vertova, e più spregiudicato e dunque Rizzitelli, fermato da Ferron. A inizio secondo tempo, a sorpresa, è l'Atalanta a sfiorare raddoppio, naturalmente in contropiede, con Madonna e Bresciani. I giallorossi si nervosiscono e comunque tornano a premere, con discreta insistenza. Dopo l'occasione di Gerolin, ecco la prodezza di Ferron su botta di Föller. Bruno Conti rimpiazza Tempestilli, ma è soprattutto l'Atalanta a poter disporre di Caniggia, versione Ghepardo. Ed il secondo gol, a chiusura di un'azione da videocassetta campionato, per idea ed esecuzione, e Bortolazzi a infilarlo. A quel punto manca solo la rete dell'argentino, che giunge, puntuale, a festeggiare il cross di Madonna. Giuseppe Giannini, e i capitani spettano sempre onori e oneri, oggi forse è il momento dell'autocritica. Dico che la Roma ha giocato la sua partita, abbiamo preso gol dopo 10 minuti, credo, una partita in salita, dove loro poi hanno sfruttato molto bene il contropiede, una Roma che sicuramente ha avuto la supremazia del territoriale. Vi manca Manfredonia, vi manca in effetti molto, avete fatto un punto nelle ultime tre partite, è una coincidenza o no? Ma sicuramente lì ho un grandissimo campione, lo aspettiamo più presto, però adesso dobbiamo farne purtroppo a meno. Bonacina vuol farsi bello, comunque non c'è bisogno, visto che ha segnato un grande gol, eccolo con Bortolazzi e Caniggi, tre grandi protagonisti di questo incontro. L'Eurogol di oggi, a chi spetta Bortolazzi? Ma sono stati belli tutti e tre, importante che alla fine contribuiscano a far vincere l'Atalanta. Caniggi ad un mese ormai il migliore in campo quasi, il più bel gol di oggi. Sicuramente il gol dell'ora 2, sicuramente non è stato il più belli, no? Per come si è originato la scioccata, no? Bonacina al secondo gol in una settimana, domenica scorsa di testa, oggi invece di piede. Sì, è un momento particolare per me, è importante però che vinca l'Atalanta. Dove vuole arrivare questa Atalanta? In zona UEFA più che mai, Caniggia? Sì, sicuramente l'obiettivo di questa squadra è arrivare in Coppa UEFA.